Siamo con Adriano Riggio, atleta siciliano del team Homer. Ad Adriano chiediamo quali sono tre consigli che daresti per sparare bene con l'arbalete. Allora, uno dei primi consigli che posso dare è cercare un buon appostamento sul fondo, in modo da non avere degli sbalzi del corpo che ci fanno muovere troppo il fucile. Per esempio, se c'è un po' di risacca, conviene puntellarsi sia con le ginocchia che con i gomiti, in modo da trovare una posizione stabile sia per il braccio, che deve stare sempre puntato nella direzione da dove potrebbe venire la preda, e sia per il corpo, che deve rimanere sempre rilassato per non consumare troppo ossigeno. Il secondo consiglio che posso dare è quello di tenere sempre il braccio disteso perfettamente, e onde evitare il ringulo del fucile. Queste sono le cause maggiori che ci fanno sbagliare il tiro verso una preda. E poi ricordiamoci sempre che da quando ci mettiamo sul fondo dobbiamo tenere sempre il dito dentro il grilletto, pronti a sparare in qualsiasi momento, perché le prede più difficili verranno sempre nei momenti più inaspettati. Il terzo consiglio che posso dare per un tiro perfetto è quello di creare un feeling con il nostro fucile. Non fare troppi cambiamenti sempre di elastici, di aste nuove. Cerchiamo di utilizzare sempre lo stesso fucile con gli stessi settaggi, in modo che il nostro braccio si abitui a questo fucile.